Medici di base presi d'assalto dai propri pazienti in questo tempo di pandemia. Su di loro piovono critiche, accuse spesso ingiuste. Ai primi sintomi anche di un qualsiasi leggero malessere, attualmente scatta il panico e si chiama a qualsiasi ora il proprio medico di famiglia. Può succedere che il professionista non possa rispondere in quel preciso momento, ma ricontatterà il paziente successivamente, mentre in caso di sospetto Covid il medico di base non è autorizzato a visite domiciliari. La gestione infatti è di competenza di unità speciali attivate dalle ASL, una situazione complessa e poco chiara ai cittadini. In questi giorni si parla tanto della figura e soprattutto del ruolo che ha il medico di base. Ci sono delle proteste, delle polemiche, ma il medico di base durante questa pandemia Covid cosa deve fare e cosa non può fare? Il medico di base continua a fare il lavoro che ha sempre fatto perché sta in prima linea. Chiaramente chi sta in prima linea poi tutti quanti tendono di sparargli contro perché così succede. Noi siamo in prima linea e affrontiamo questa epidemia, diciamo, con molto sacrificio perché ci impone un diverso rapporto medico-paziente che si instaura soprattutto via telefono, via con i sistemi informatici eccetera, e che ci costringe a lavorare praticamente in modo continuo e costante. Ovviamente nel momento in cui noi sappiamo e quindi dobbiamo seguire dei pazienti che hanno il Covid, dobbiamo cercare prima di tutto di seguirli dentro casa, in continuazione attraverso le consulenze telefoniche eccetera. E poi quando vediamo che si modificano certi parametri dobbiamo attivare le unità speciali di continuità assistenziale che possono andare a casa di questi pazienti completamente bardati e fare una visita medica. Dottor Core, ma per contratto un medico di base deve rispondere al telefono ai propri pazienti? Non esiste la reperibilità telefonica, esiste la disponibilità. Quindi, diciamo, sostanzialmente è una questione molto individuale sotto questo aspetto. La disponibilità chiaramente in questo periodo è praticamente costante, per cui è continua. Ovviamente c'è qualcuno che magari non risponde perché in quel momento o sta facendo un'altra cosa o perché è impegnato, diciamo, su un altro fronte. Io adotto un sistema per cui richiamo continuamente chi mi chiama al telefono se non posso rispondere. Intanto Teramo vive sobriamente il suo primo giorno di lockdown, molte le attività aperte e consentite, il centro non è certo un deserto.